Buongiorno a tutti, cari concittadini. Siamo all'ulteriore aggiornamento per quanto concerne l'andamento della positività sul nostro territorio del Comune di Avetrana Covid-19. Attualmente, e ripeto sempre e comunque da dati ufficiali, abbiamo 31 unità positivi, di cui però i dati sono confortanti, di cui 5 di queste positività hanno finito il loro ciclo il 25-11 e oggi ne finiscono in data 27, in cui sto parlando, altre due, per cui 7 unità più una unità che non risulta dal comunicato, ma mi hanno telefonato che il tampone è negativo. Abbiamo 8 negatività, hanno finito anche il loro controllo. Per cui stiamo come andamento, stiamo andando bene, benino. Mentre per l'isolamento di sorveglianza fiduciaria abbiamo 21 unità. Di queste 21 unità, 3 finiscono oggi in data 27. E 4 sono con tampone negativi, per cui da tutto il conteggio di 31 unità bisogna togliere tutte queste persone che sono andati in via di risoluzione per quanto riguarda sia l'isolamento sia per quanto riguarda i tamponi che i controlli dei tamponi stanno risultando negativi. Per cui il territorio di Avetrana comincia ad avere un andamento decrescente per quanto riguarda il contagio. Sia il contagio delle positività, ripeto, sia per quanto riguarda la sorveglianza fiduciaria. Io devo ringraziare con questo messaggio a tutte le forze dell'ordine, ripeto, tutti coloro che si stanno impegnando in questo periodo, cominciando dai medici di base che sono sempre in contatto, dal dipartimento. Ringrazio la stazione dei carabinieri di Avetrana e i vigili urbani, tutti quanti, oltre alle associazioni che si stanno impegnando per varie problematiche nel nostro territorio, come consegna farmaci, come consegna alimenti e come controllo anche qui. Giù nella postazione COC. Credo che stiamo in via di soluzione, però non ci dobbiamo cullare su questi dati, ma che dobbiamo avere sempre l'attenzione alta e rispettare le norme nazionali e regionali che ci vengono dettate dai vari governi ai vari livelli. Io credo che Avetrana sta rispondendo bene e ringrazio anche la cittadinanza che sta diligentemente osservando le norme comportamentali per quanto riguarda le misure anti-Covid, che sono, e ripeto ancora una volta, sono l'isola. Il distanziamento, la mascherina e quella di non effettuare assembramenti. Io vi ringrazio di tutto ciò, ringrazio anche
anche i consiglieri di opposizione che mi hanno scritto su alcuni suggerimenti a cui abbiamo dato anche seguito, ma avevamo già predisposto e previsto il tutto anche su quei suggerimenti. Comunque ne prendo atto della collaborazione anche dei consiglieri di opposizione. Ma una cosa voglio, questo è per quanto riguarda il Covid, mentre per quanto concerne l'annuncio dato da una consigliera d'opposizione per i finanziamenti ricevuti di 59.000 euro, io voglio chiarire, visto che c'è l'opportunità a chiarire, che queste 59.000 euro non sono ancora arrivate alle casse del comune. Sarà mia premura, sarà premura dell'amministrazione comunale, nel momento in cui sono nelle casse comunali, a effettuare, come già abbiamo fatto nella prima fase del Covid-19, un bando pubblico per chi dovrà usufruire di queste somme. È inutile, secondo il mio piccolo punto di vista, oggi chiamare gli uffici, è inutile oggi chiamare i consiglieri, gli assessori o chiunque possa dare delle informazioni, ma sarà con la massima trasparenza fatto un bando pubblico. Ma ripeto, ad oggi non abbiamo avuto nessuna comunicazione ufficiale di versamento di queste somme nelle nostre casse comunali, per cui state tranquilli che sarà con la massima trasparenza faremo un avviso pubblico per chi dovrà e potrà usufruire di queste somme. Io al momento vi ringrazio, speriamo bene l'andamento per quanto concerne il nostro territorio, sta in via di soluzione. Buona giornata a tutti, al prossimo aggiornamento. Grazie.